Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la recente assenza di Alessandro Basciano dai social ha fatto preoccupare i fan, l'amico dell'ex Geffino spiega tutto. La sesta edizione del Grande Fratello VIP, che ha visto la vittoria di Jessica Selassie, è terminata da meno di due mesi, ma i fan del reality show attendono già con ansia l'arrivo del GF VIP 7. In attesa di conoscere i nuovi protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini sono trapelate sul web alcune notizie riguardo uno dei partecipanti della sesta edizione. Si tratta di Alessandro Basciano, il 32enne imprenditore, che si era già fatto notare come corteggiatore di uomini e donne e tentatore di Temptation Island 8. Come ricordano senz'altro gli appassionati del Grande Fratello, proprio all'interno della casa più schiata d'Italia era nata una love story tra Alessandro Basciano e Sofie Codegoni. Un rapporto che pare abbia resistito anche al di fuori, come sottolinea anche Gianmaria Antinolfi, che ha condiviso l'esperienza al GF VIP con Alessandro e Sofie. Sofie e Alessandro sono complementari. Antinolfi ha infatti rivelato a Mondo TV24 che la coppia sta molto bene insieme e che si sono trovati alla perfezione. Condividono lo stesso stile di vita, lo stesso modo di vedere la vita. Sono complementari, ha aggiunto Gianmaria, Alessandro è un bravissimo ragazzo, sono contento per lui. Purtroppo però non arrivano solo buone notizie per Alessandro Basciano. La sua recente assenza dai social aveva un po' insospettito i fan, che hanno cominciato a chiedersi cosa fosse mai accaduto all'ex corteggiatore di uomini e donne. Ci ha pensato l'amico Amedeo Venza a chiarire tutti i dubbi. Tramite una storia pubblicata su Instagram, Venza ha spiegato che Basciano si è allontanato dal mondo dei social perché ha dovuto sottoporsi ad un'operazione chirurgica. Raga, mi state chiedendo perché Alessandro è assente dai social. Colgo l'occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po' fastidioso, fa sapere Amedeo Venza, riprenditi presto fratellino che dobbiamo riprendere la baldoria. Non mi interessa, Sofie non le manda a dire. Nel frattempo c'è anche chi non digerisce affatto la storia d'amore tra Alessandro Basciano e Sofie Codegoni. Fabrizio Corona non ha risparmiato critiche e attacchi alla Codegoni, un tempo i due erano amici, NDR, e anche alla madre dell'ex Geffina. Un comportamento, quello dell'ex re dei paparazzi, che ha ovviamente deluso molto Sofie Codegoni. Fabrizio Corona lo ricorderò veramente come persona meravigliosa perché per me ha fatto tanto, però è stata una grandissima delusione, ha detto Sofie nello studio di Verissimo, quindi ad oggi che continuasse a fare le sue stories su Instagram, non mi interessa minimamente né parlare con lui né parlare di lui, che è quello che vuole fondamentalmente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!